Ciao a tutti e bentornati alla terza e ultima parte del video tutorial della casetta sull'isola volante in Blender. E in questo video vedremo come assegnare i materiali alle varie geometrie e faremo una piccola animazione. Quindi, direi di partire dall'albero, dai. Quindi lo selezioniamo, qui andiamo sempre in Shader Editor, ci assicuriamo di essere in Object e facciamo New. Lui ci dà il materiale di base, che è il Principal BSDF. Andiamo a rinominare, gli scriviamo tronco. Invio. E gli andiamo a dare un colore marroncino. Ok, ci può stare. Lo stesso facciamo per la chioma. Io new, la chiamiamo chioma. Andiamo a dare un verde. Ok. Facciamo anche i cespugli. Io direi opla, facciamo new. Questo lo facciamo sempre verde, gli diamo un verde leggermente diverso, magari un po' più scuro. Ok, adesso selezioniamo l'altro cespuglio. Al posto di fare adesso un nuovo materiale, semplicemente clicchiamo qui a fianco e andiamo a scegliere di nuovo questo material che ci siamo dimenticati di rinominarlo cespuglio. Ok, ci dovrebbe essere il cespuglio anche qui dietro, lo selezioniamo, anche qua cespuglio. Selezioniamo la nostra casa, oh, anche qui la chiamiamo casa, diamo un colore, magari giallognolo, diminuiamo la saturazione, penso no, magari sul bluastro, no, no, giallognolo, giallognolo arancione, diminuiamo la saturazione. Ok, bandiera. Un colore bello rosso. Adesso io farei il colore e il materiale per il legno. Andiamo legno. Invio. Base color, diamo un bel marroncino. Non mi dispiace questo colore. Anche qua adesso seleziono tutti gli oggetti che mi interessano e vado a dargli il materiale legno. 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 Qui c'era un modo per copiare materiali da un oggetto all'altro, che però non mi ricordo assolutamente. Anche qua legno. Legno. Per quanto riguarda l'assa della bandiera, io voglio dargli il materiale del tronco. Perché ho un legno un po' più scuro e stacca dal tetto. Anche tu. Ok. Vediamo le nuvole. Adesso facciamo un new. La chiamiamo nuvola. Base color, direi un blu tendente al celeste, molto molto desaturato. Qua slot, no, scusate, qui.
Nuvola. Nuvola. Direi che più o meno ci siamo. Ah, una cosa che farei è andare ad aumentare la roughness dei materiali. Io gli darei uno 0,8 a tutti. Per copiare il valore su tutti i materiali, basta andare sullo slider, premere CTRL-C, selezionare qualsiasi altro materiale e spingere CTRL-V. Quindi io questo lo farò per tutti. Dovrebbero essere tutti a 0,8 adesso. 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Perfetto. E i materiali principali li abbiamo dati. Per quanto riguarda il terreno qui, dovremmo fare una cosa un po' diversa. Il terreno. Allora, tendenzialmente questo discorso si tende a non fare, però, o meglio, si tende a non fare nelle grandi produzioni, si usano approcci diversi qua, però non ce ne frega niente e quindi lo facciamo lo stesso. Vogliamo assegnare due materiali differenti a questa geometria in modo di avere un bel prato verde sopra e la terra sotto. Quindi, come possiamo fare? Innanzitutto, magari isoliamo la nostra geometria, andiamo, selezioniamo l'oggetto, facciamo Object Show Hide e facciamo Hide Unselected. Ok, questo qua magari torniamo. No, usiamo questo shader qua, questa modalità qua che ci permette di vedere i colori che noi assegniamo al nostro oggetto. Facciamo due materiali, uno lo chiamiamo, facciamo new, lo chiamiamo terra e andiamo a fare marroncino. Adesso ci spostiamo, selezionando sempre l'oggetto, su questa specie di sfera qua, che è la stessa per i materiali. Qui noi possiamo fare, aspettate un attimo, vi allargo un po', opla. Aggiungiamo un materiale a questo oggetto, facciamo new di nuovo, e lo chiamiamo erba. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare in modalità Edit. Magari andiamo un attimo a nascondere il modificatore. Selezioniamo il X-Ray qui sopra e selezioniamo la parte superiore della nostra isola. Io voglio selezionare solo questa parte qua. Questo non li voglio, ah, devo selezionare le facce, mi raccomando. Facciamo così, opla. Ok. Una volta fatto questo, andiamo di nuovo nei materiali senza uscire dall'edit mode e facciamo assign, in modo che questo materiale che noi abbiamo creato all'interno dello stesso oggetto venga assegnato soltanto a queste facce. Una volta fatto questo, possiamo benissimo uscire da Edit Mode, andiamo in Object e andiamo a modificare il colore della nostra erba. Opla! Un po' più scura, un po' più satura. Ok, andiamo a mostrare tutto, quindi Object, Show Hide an Object. Oh. Torniamo in viewport shading e voilà!
abbiamo dato anche i materiali ai nostri oggetti. Ah, riattiviamo il modificatore, che è in inglese. Andiamo a mostrare di nuovo il modificatore, così abbiamo un poco più rotondo. Ah, una cosa che andiamo a fare è aumentare di nuovo la roughness, la ruvidità del nostro materiale, di nuovo a 0,8, anche della terra qui, roughness, no, 0,8. Ah no, qua ritorniamo, erba, ok. Perfetto. E abbiamo il nostro diorama. Salviamo. Ok, fatto ciò, torniamo in solid mode, che è la visualizzazione per la modellazione, in modo che non ci abbiamo il flickering del render che rompe le scatole. Una cosa che non ho controllato è la direzione delle facce dei nostri modelli, perché in realtà le nostre geometrie hanno in realtà una direzione, o meglio, i nostri poligoni hanno una direzione. Hanno le facce posteriori e le facce anteriori. Se io vado ad attivare, zoom qua, vado ad attivare face orientation, vedo che la faccia anteriore è blu, mentre la faccia posteriore è rossa. Andando a controllare le nostre geometrie, mi rendo conto che il terreno che abbiamo costruito in realtà è rosso, significa che ha le normali invertite. Allora, questo qua innanzitutto lo cancelliamo. Selezioniamo l'oggetto, andiamo in Edit Mode, selezioniamo tutta la geometria in questione, andiamo su Mesh, Normals, Recalculate. Ci dovrebbe essere un Recalculate su tutta la geometria. Vabbè, niente, facciamo semplicemente flip, visto che la geometria è comunque tutta rossa. Usciamo dalla modalità di editing, torniamo in object mode. Come vedete, adesso tutti i nostri oggetti sono blu, tranne la bandiera, che vabbè, non ha spessore, quindi ha una faccia anteriore e una faccia posteriore, ma della bandiera non ce ne frega niente, perché va bene così, lo spessore non glielo diamo, anche perché fra poco andremo a fare una piccola operazione sulla bandiera, che scommetto piacerà alla maggior parte di voi. Quindi disattiviamo Face Orientation, selezioniamo l'asse della bandiera, selezioniamo la bandiera, andiamo di nuovo in Object, Show Hide, Hide Unselected, zoomiamo sulla nostra bandiera. Facciamo un salvataggio. Ok, prima abbiamo suddiviso di molto la nostra bandierina. E voi vi sarete chiesti: ma perché? È tutto lowpoly, invece la bandiera l'hai sparata a una quantità esorbitante di poligoni rispetto agli altri oggetti. Perché andiamo a fare una bella simulazione per far sì che la nostra bandiera si muova. Quindi, innanzitutto dobbiamo andare a impostare la nostra timeline. Io vado a cliccare qua, alzo in modo da dividere la nostra schermata. Io qui seleziono timeline in modo che ce l'ho sempre sott'occhio. Adesso non succede niente perché non abbiamo messo niente. Io in end metto 300 frame, vado su render properties. Aspetta un attimo che ingrandisco un pochino. Perché non mi ingrandisce la villa? Il menu, vabbè, non fa niente. Spero si veda comunque. Ah no, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Ingrandisco leggermente. Allora, qui light path li abbiamo già settati. Render no, film mettiamo trasparente. Significa che io quando farò il render non vedrò lo sfondo, perché lo posso andare ad aggiungere dopo. Tiles 90 va benissimo. Color management, assicuratevi che sia su Filmic. Look, io metto medium
medium low contrast. Questo si vede meglio quando si fa render. Adesso riattivo i miei oggetti, show hidden objects. Vedete, ha un risultato diverso in base a cosa premo. A me basta un medium low contrast, non voglio un contrasto troppo elevato. Torniamo indietro. Ok, solo più. Zoom sul mio oggetto. Poi, output properties. Frame start 1 and 300, perché l'abbiamo messo qua, lui si aggiorna anche qui. Frame rate, preferirei un bel 30 frame per secondo. Qui vado a impostare la cartella di destinazione della mia animazione. Là vado dove il mio progetto. Faccio una nuova cartella, la chiamo Animation, anzi no, in italiano, non so se scrivo tutto in italiano. Animazione. Seleziono la cartella. Di solito si tende a usare una sequenza di immagini, però vabbè, noi usiamo un AVI, anzi no, un MP, MPEG. Ci dovrebbe essere un... ok, MPEG, encoding, va bene, un H264, output quality, gli diamo un iQuality, perfetto, 300, credo sia tutto a posto, la risoluzione 1920x1080 va bene, e direi che questo è stato impostato. Andiamo in View Layer Properties, qui non ci dovrebbe essere niente che ci interessi, a posto. Qui anche niente. Qui a posto. Perfetto, adesso direi che possiamo procedere a far muovere e sventolare la nostra bandiera. Quindi io direi di salvare. Seleziono la bandiera. Vado su no, su fisica, physics properties, una rotellina che gira. Ah, ok, no, spero. Vorrei che crashasse, visto che, come ho detto prima, questa è un alfa, quindi ok, seleziono la bandiera comunque e gli do close. Una volta datogli close, se io lancio la mia animazione, lei cade giù. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Selezionata la nostra bandiera, vi ricordate che all'inizio abbiamo fatto quel discorso dei vertex group, abbiamo selezionato dei vertici e li abbiamo salvati in uno slot. Questo perché adesso andiamo in shape, in pin group, io vado a selezionare bandiera pins. Questo perché adesso, quando lancerò la mia animazione, quei punti rimarranno fermi e lei si affloscia come una bandiera. Opla. Perfetto. Una cosa che dobbiamo fare adesso è andare ad attivare le collisioni su se stessa. E Object Collision va bene, però noi vogliamo anche le collisioni con se stessa, in modo che adesso l'animazione sembra più veritiera. Oh madonna mia, ma che cosa succede? No, troppo troppo. Probabilmente perché nelle self collision abbiamo una distanza troppo alta. 1, anche se le self collision, a dire il vero, ci può stare, anche se rallentano di tanto la simulazione, perché devono fare dei calcoli, il software deve fare dei calcoli in più, però
visto che va abbastanza. Madonna. Che cazzo. Software va abbastanza veloce. E ok, impostiamo sì Shade Smooth, vediamo come viene la nostra simulazione. Beh, sì, ci può stare. Si accartoccia un po' perché comunque la risoluzione della nostra geometria non l'abbiamo alzata chissà di quanto. Quindi adesso, una volta che abbiamo dato la fisica del cloth, cioè del vestito, del tessuto alla nostra bandiera, possiamo andare ad aggiungere un elemento di disturbo, una forza, che il vento, dove cazzo l'ha messa? Scusate il francesismo, eccola qua. E opla. Andiamo a posizionare più o meno dove vogliamo che il nostro vento vada. Andiamo a ruotare leggermente. Opla. Vediamo cosa fa. Madonna. Non fa un cacchio. Significa che probabilmente la forza del nostro vento è troppo bassa. Quindi selezioniamo l'oggetto vento. Andiamo di nuovo in Physics Properties, che probabilmente una volta selezionato il vento avrete già i valori attivi. E semplicemente in Strength andrete ad aumentare il valore della vostra forza. Io adesso vado a lanciare la simulazione e vedete che già sembra fare un po' di effetto. Andiamo ad aumentarla ancora, magari la portiamo a 1000. Vediamo. Già va meglio, molto meglio. Però la voglio ancora più forte, diamogli 5000. Oppla. Vai! Sì, mi piace, mi piace, mi piace. Fa un po' di artefatti, però ci può stare. Va bene, ok. Sì. Ok, a parte gli artefatti, che vabbè, dipendono tanto dalla qualità della geometria, appunto dalla risoluzione della geometria, però a noi non ce ne frega niente. Torniamo indietro, direi che ci può stare, magari non 5000, proviamo a dargli un 4000, la muovo leggermente, ehi, che succede? Ah, ok, la muovo leggermente verso questa posizione che mi piace di più. Vediamo rispetto alla casa come è orientata. Scusate, show wide, island select, no, pardon, show hidden objects. Ok, perfetto. E ogni tanto, scusate, controllo se il microfono è attivo perché un paio di volte mi si è spento e tutto rifare, tutta. Ok, sì, dai, vediamo. Lanciamo la simulazione. Sì. Sì, carino, carino, molto carino. Magari alla bandiera gli diamo. No, alla bandiera, scusate, al vento gli diamo un po' di noise. Gli diamo uno di noise. Vediamo cosa esce fuori. Sì, molto carino, molto carino. Quello che possiamo fare adesso è lanciare il render della nostra animazione. Abbiamo praticamente settato tutto, abbiamo settato che la cartella di destinazione dell'animazione, abbiamo settato il formato del nostro video. Siccome facciamo generare dal software già il video, direi che il film, ossia lo sfondo, è inutile metterlo trasparente, perché avendo generando un video non ci darà mai un video trasparente. E direi che si può lanciare il render. Oh, una cosa che possiamo fare però, guardate, è una piccola animazione per quanto riguarda le nuvole. E diciamo che
Ok. Diciamo che a frame 1 devono stare fuori dall'inquadratura. Quindi andiamo su keying, impostiamo solo su location. E facciamo aggiungi chiave. Poi andiamo sul frame 300. Spostiamo le nostre nuvole in posizione. E di nuovo keying, chiave d'animazione. Quindi teoricamente adesso le nostre nuvole si spostano. Opla! Vediamo la nostra animazioncina. Sì, mi piace. Anzi, questi portiamoli leggermente oltre la nostra animazione, in modo che... Ok, torniamo da capo. Io direi di fare un bel salvataggio incrementale. House 3. Salva. Ok, abbiamo visto che per renderizzare questa scena il nostro software ci mette 4 secondi e 80. Ma come? Ma erano 3 secondi e qualcosa prima. O ricordo male. Vabbè. Comunque, 4 secondi e 80 non sono per nulla tanti. Io direi che possiamo anche andare a aumentare leggermente la qualità del nostro render. Andiamo qui, sampling. Io direi, ah sì, torniamo di nuovo a 120. Vediamo quanto ci mette. Se ci mette più di 100 secondi, se ci mette più di 5 secondi, 6 secondi, 28. Meglio di no. Torniamo a 110. Riproviamo. Lanciamo render. Cinque sessanta, maledizione. Facciamo così, non usiamo Cycles, perché Cycles è molto molto lento, anche perché deve calcolare tutte le luci in maniera fisicamente corretta, bla bla bla. Usiamo Eevee, che è il motore di render in real time, e comunque è molto carino, soprattutto poi se si devono fare cose un po' più cartoon, va comunque bene. Render 64 gli possiamo anche dare un 80. Attiviamo l'ambient occlusion. La distanza direi a 250 può andare bene. Bloom non ne abbiamo, non ci serve. Screen space non ce n'è, non ci serve. Le ombre direi di aumentarne la qualità. Portiamo tutto a 2048. High bit depth and soft shadows. Vediamo come viene. Sì, mi piace, mi piace. Film, lasciamo così com'è, perché tanto renderizzando un video a sfondo trasparente non vi è. Ok, avendo visto che tutto è pronto, vedendo che la nostra animazione funziona ed è molto carina,
Direi che possiamo procedere alla renderizzazione. Quindi, per lanciare il nostro render, visto che abbiamo settato tutte le nostre impostazioni, ok, abbiamo un'ultima controllata, sì, perfetto, settata la cartella animazione, andiamo in render e facciamo render animation. Io adesso lancerò il render e ci vediamo quando sarà finito. Ciao! Ok, eccoci di nuovo qui. A quanto pare il render è finito, non ci ha messo molto, anche perché Eevee è molto 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 veloce come motore di render, anche perché non è fisicamente corretto, quindi andiamo ad aprire la nostra cartella dove abbiamo destinato al nostro video e vediamo come è venuto. Ok, spero che questo video tutorial vi sia piaciuto, sia stato utile e spero in un futuro di farne altri e ci vediamo presto. Ciao!